Chiusa in casa con l'aguzzino, intrappolate in una drammatica spirale di persecuzione, controllo e violenza. La convivenza forzata nei mesi del lockdown ha infatti inevitabilmente portato ad un'escalation del fenomeno della violenza di genere, con le vittime costrette a trascorrere molto più tempo tra le mura domestiche. Nel 2019 erano state 310 le donne che avevano bussato alle porte del centro antiviolenza Pronto Donna, oltre 1000 invece gli accessi. Nel 72% dei casi l'autore dei maltrattamenti era il coniuge, il partner o l'ex. Dal 1 gennaio 2020 sono state invece 243 le richieste d'aiuto, un dato che però deve essere necessariamente letto alla luce delle restrizioni dovute al lockdown. Il primo lockdown è stato un lockdown proprio nel termine stretto, nel senso stretto della parola, e chiusura totale. Disorientamento di tutti e anche delle donne, probabilmente perché il telefono è stato muto. Questo magari può essere tradotto proprio come una impotenza della donna che, vivendo 24H con il maltrattante, l'esercizio del controllo era molto importante. In questa seconda fase noi siamo rimaste aperte, continuiamo i colloqui in presenza, rispettando insomma i criteri del protocollo anticontagio, e certo la mascherina è un grosso limite anche per la relazione, e tuttavia è una cosa che va oltre. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia in una tematica così importante, che è strutturale. Non è un'emergenza la violenza sulle donne, è un problema strutturale. L'associazione Pronto Donna, assieme al Comune di Arezzo, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, sono scese in campo con il progetto Noi Ci Siamo 2.0, già attivato durante il primo lockdown. Saranno così distribuiti 5.000 volantini per sensibilizzare ed informare, diffusi in 50 attività commerciali della città, tra farmacie, supermercati, consultorio familiare e casa della salute. Abbiamo cercato di comunicare alle donne che vivono violenza maschile che noi ci siamo, ecco, sostanzialmente il claim ribadisce questo concetto, ci siamo in presenza, ci siamo con gli incontri su piattaforma, ci siamo con le telefonate, con le consulenze, offriamo gli stessi servizi se non con modalità diverse, ecco, anche la casa rifugio. E sia di primo livello che di secondo livello, sono attive le consulenze psicologiche, legali, tutto quello che il nostro centro antiviolenza offre.